Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale, benvenuti in questo nuovo video. Ciao! Siamo in Francia, tra Biarritz e Cabreton, nella natura, in mezzo a un boschetto, su un lago che è esondato perché, come avete visto nei video precedenti, c'è stato un sacco di pioggia in questi giorni, 5 giorni di pioggia, allerta meteo, e questo è il risultato. Speravamo di arrivare qui, trovare un bel parco dove poter passare la notte, invece purtroppo no, perché magari l'acqua si sposterà ancora più avanti, quindi tra un po' ce ne andremo. In questo nuovo video vi vogliamo parlare di un argomento molto 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 richiesto da tutti quelli che fanno parte della nostra community. Diciamo che è una delle domande, forse la domanda più richiesta da tutti quelli che ci scrivono su YouTube, che sui nostri social, Instagram, Facebook. La domanda da $1 milione è: come fate a essere sempre connessi sul camper quando viaggiate, anche quando vi spostate tra vari paesi? Come sapete, io lavoro, sono una freelance, faccio siti web e grafica e lavoro quindi praticamente sempre online, devo essere sempre connessa. Fai anche dei corsi online, esatto, delle consulenze, insomma, esatto. Quindi mi serve veramente una connessione stabile e di qualità in ogni punto dove ci spostiamo, mentre Matteino monta i video e poi li carica su YouTube, quindi anche quello ha bisogno di una connessione stabile e di un certo livello. Quindi, se volete sapere come facciamo a essere sempre connessi a internet, alla rete, venite con noi su Goldi e vi facciamo vedere che cosa utilizziamo noi. Andiamo! Eccoci qui, benvenuti su Goldi, per chi ancora non lo conosce, questo è Goldi, la nostra casa su ruote, il nostro camper. Arriviamo al sodo, cioè come facciamo a essere sempre connessi sul camper. Però prima vi diciamo una cosa, seguite il video fino alla fine, perché alla fine ci sarà anche un codice sconto da noi per voi. Quindi se vi interessa questo argomento, guardate il video fino alla fine per poter avere il codice sconto. Vi spieghiamo come abbiamo risolto noi il problema della connessione internet all'estero. Ma prima facciamo un passo indietro. Quando abbiamo deciso di partire per questo viaggio a durata indefinita, pensavamo, nella nostra ingenuità, di fare le sim, la classica sim nel paese dove eravamo in quel momento. Così abbiamo fatto per il primo mese. Appena siamo arrivati in Spagna, a Figueres, siamo andati alla Vodafone e ci siamo fatti fare la classica sim spagnola. Però ci siamo subito resi conto di due cose. Prima di tutto, lo sbattone per trovare un centro e farsi attivare la sim. Abbiamo perso almeno 2 ore. E questo avremmo dovuto farlo in tutti i paesi, quindi Spagna, Portogallo, e poi soprattutto i costi. E non solo, lo sbattone anche perché ogni mese la sim va ricaricata. E poi, come stavo dicendo, i costi, perché noi abbiamo speso il primo mese per avere 150 giga, mi pare, 40 euro, che non è assolutamente poco. 40 euro che poi con l'attivazione della sim sono stati altri 10 euro in più, quindi 50 euro in un mese per avere 150 giga, che tra l'altro abbiamo finito subito. Sì, praticamente. Perché per noi è pochissimo. Sì, e poi c'è anche da dire un'altra cosa. Quando sei all'estero e vuoi fare la sim, cioè non esiste la sim con durata traffico dati illimitato, a meno che tu non abbia la residenza in quel paese e fai un contratto, quindi esatto. È praticamente impossibile gestirsi se si ha bisogno di avere tanti dati di connessione con una sim di un paese. Esatto, quindi cosa abbiamo fatto? Disperati, spulciando online abbiamo trovato questa azienda, oltretutto italiana, che offre questo servizio di connettività dati, di internet all'estero, in Europa, in tutta Europa, Gran Bretagna compresa. L'azienda si chiama Ogilink, come c'è scritto sul sticker che c'è qui appiccicato sul router. E come funziona? Innanzitutto funziona esattamente come se fossi a casa vostra, esatto, e aveste una connessione wifi all'interno della vostra casa, che in questo caso è il camper, esatto, la nostra casa. C'è proprio il router come avete a casa. Esatto, esatto. Quindi voi poi a questo router vi connettete con tutti i vostri dispositivi che necessitano di una connessione
connessione senza problemi. La connessione è buona, di qualità, noi l'abbiamo provata già in diversi paesi e ha sempre funzionato, non ci ha praticamente mai dato problemi, se non proprio in posti dove assolutamente non c'era campo e quindi anche lui magari faceva fatica. Sì, faceva un po' fatica, però devo dire che comunque prendeva più dei cellulari. Sì, per esempio dove siamo adesso, qui prende molto poco il cellulare, ma lui riesce comunque ad avere connessione e siamo riusciti a lavorare senza problemi. Sì, comunque ci sono tre spie accese, quindi sta prendendo veramente bene. Ieri sera ho caricato un video e un video da 6 GB lo ha caricato nel giro di un quarto d'ora, per dirci. Quindi sia in upload che in download è veramente molto veloce. Ci sono diversi router tra cui scegliere, più o meno performanti, a seconda delle vostre esigenze. Noi abbiamo preso questo che ha una vera e propria spina, quindi si infila proprio nel Werther, ok? Però c'è anche quello nella versione con la spina accendisigari, quindi, a 12 volt. Che va a 12 volt, quindi per il camper è perfetto. Perché noi abbiamo preso questo? Perché questo è un pelino più performante a livello di proprio ricezione della connessione. Però anche l'altro, sappiamo di tanti ragazzi come noi che viaggiano che ce l'hanno e va benissimo lo stesso. Poi, seconda cosa, esistono diversi tagli, ok? Quindi non è che c'è un solo taglio di avere scelta, c'è un sacco di scelta. Noi abbiamo personalmente utilizzato quella da 400 GB al mese a 24 euro al mese, ok? Esatto. Poi ci sono i tagli da... E ci basta e ci avanza. Sì, assolutamente. Cioè, veramente, non l'abbiamo mai finita e la usiamo perché comunque Manu lavora, fa siti web, consulenze, corsi, io carico video. Guardiamo tanti navighiamo, film. Netflix, lo usiamo anche spesso come navigatore, quindi ti dico, veramente ci pensavamo di no, ma ci bastano alla grande. Se invece avete bisogno ancora di più connettività, ci sono dei tagli più grandi, hanno ad arrivare a 1200 giga al mese. Sì, ci troviamo molto bene con questo taglio perché secondo me è il giusto prezzo per quello che ti dà. Sì, esatto. E poi comunque il router è compreso nel prezzo. Sì, è tutto compreso nel prezzo. Secondo me comunque la cosa più comoda assolutamente è il fatto che tu puoi cambiare da un paese all'altro, sì, e non devi pensare a niente perché lui rimane sempre connesso. Sì. Passi il confine di stato, lui si setta automaticamente, esatto, e continua, esatto, a prendere. Esatto. Questa è una gran bella comodità. Assolutamente. Andare a dare un'occhiata al loro sito di OGLink, ve lo mettiamo in descrizione così potete vedere le varie offerte. Tra l'altro c'è una nuova tipologia di offerta che è appena uscita. Per chi invece non come noi, esatto, ha bisogno solo di avere magari meno traffico dati, giusto per stare all'estero in tranquillità, usare il telefono, WhatsApp, eccetera, magari guardarsi un film ogni tanto, è uscita questa nuova offerta che si chiama OGLink Smart. Smart, esatto. Sì, perché come tutti sapete con il contratto che abbiamo noi in Italia, quando vai all'estero, se io in Italia ho 50 giga di traffico internet, all'estero ne ho tipo 5, per dire 6 o 7, non lo so, per cui capisci che fai anche in fretta a finirli. Poi comunque se ci fosse qualsiasi tipo di problema di connessione, cosa che tra l'altro a noi non è mai successa in 7 mesi, c'è comunque l'assistenza online, c'è il tecnico, vi risponde, sì, vi guida passo passo. Il numero di telefono lo chiamate e vi mettono in contatto con un tecnico e vi sa aiutare in diretta praticamente per risolvere se avete dei problemi. Un'altra cosa importante, OGLink è stata veramente gentile da questo punto di vista perché ci ha spedito il router all'estero, che chi ha visto il video, chi ci conosce sa che è stato un po' un casino, quindi vi consigliamo, se dovete acquistare qualche tipo di prodotto con OGLink, soprattutto farvi spedire il router, esatto, vi consigliamo vivamente di farlo prima di partire, prima di lasciare l'Italia, quindi quando siete ancora in Italia, perché la, esatto, spedizione all'estero, almeno per noi, per quella che è stata la nostra esperienza, è stata un po' macchinosa, sì, molto lunga e quindi è un po' problematica. Quindi se decidete se dovete partire, volete la connessione, fatevelo arrivare a casa. Non fate come noi, fatelo prima. La cosa importante da dire è che questo tipo di contratto è un contratto che si può attivare, disdire a piacimento, quindi non è che poi siete vincolati a un contratto che dura anni, mesi, quindi potete decidere voi quando stopparlo. Siamo giunti alla fine di questo video, abbiamo fatto tantissime parole, la cosa più importante da dire però è che appunto c'è un codice sconto per i prodotti OGLink
di 5 euro al momento dell'acquisto di un prodotto OGLink con il codice Camperlust. Speriamo di essere stati molto chiari su questo argomento. Se avete ancora dei dubbi, vi mettiamo il link al loro sito in descrizione, così andate a vedervi tutte le offerte che ci sono e vi chiarite ancora di più le idee. Se avete ancora dei dubbi, scriveteci un commento, vi rispondiamo senza problemi, con piacere. Ricordatevi di mettere un like e di iniziare a seguirci su YouTube se ancora non lo fate. Siamo anche su Instagram e su Facebook, sempre con il nome Camperlust. Vi auguriamo tante belle cose, buona vita e grazie per essere stati con noi. Buoni viaggioni, ciao! Ciao, ciao.